Per la puntata di oggi vi parlo dell'Odissea. Ma no, non questa. Oggi vi parlo di Circe, la famosa maga di Ea conosciuta per aver trasformato in maiali gli uomini di Ulisse. Ma Circe è molto di più. Circe ha un prima e ha un dopo. È bambina, è ragazza, è madre, è immortale e soffre il dolore del mondo. È creatura sensibile ed è rabbia e vendetta. Un retelling del celebre mito greco che profuma di trattato femminista. L'ho amato perché parla di forza, di coraggio e di indipendenza, ma anche di dolore, di fallimento e di paura. Un testo che andrebbe letto perché dimostra che siamo più di quello che gli altri dicono di noi o che si aspettano da noi. Un testo che non può lasciarvi indifferenti. A me non lo ha fatto. Circe sbaglia e, come noi, impara a convivere con il senso di colpa. Circe ci insegna che non tutti nasciamo con una voce forte e chiara, ma che con coraggio e con pazienza possiamo imparare a tirarla fuori. Madeleine Miller dedica 7 anni alla stesura di questo libro e io l'ho finito in una settimana. Non fate come me, godetevelo un pochino di più.